Di Gianroberto custodisco gelosamente il suo bigliettino da visita che mi diede quando ci incontrammo la prima volta. E me lo diede con quella gentilezza, con quell'affetto tipico di un padre. E chiaramente mi ha spiazzato perché mi aspettavo tutt'altro, visto che tutti parlavano di Gianroberto come una persona burbera, come un guru, una persona scontrosa, che in realtà non era. Arrivai alla Casaleggio Associati per proporre un progetto riguardante la mediazione giuridica e le piccole e medie imprese. Ero molto emozionata, ma anche prevenuta, amareggiata da quella che era stata la mia esperienza politica precedente. Dopo, non so cosa accadde, ma dopo che gli posi una domanda anche abbastanza critica, mi aspettavo una reazione da parte sua. In realtà mi guardò e mi rispose con delle parole che mi hanno riacceso hanno riacceso in me quella voglia di credere nelle persone, di credere nella politica intesa come servizio, come l'arte più nobile a servizio per il popolo, e quel credere nella bellezza e nella forza dei nostri sogni. Forse semplicemente Gianroberto è riuscito ad andare e a riconoscere la mia anima e a quel punto a credere in me. Di conseguenza io ho creduto in lui e ho creduto nei grandi valori del movimento. Questa è la nuova idea di politica. Grazie Gianroberto.